E bella a tutti ragazzi, qui chi vi parla, oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, che dire, dovevamo per forza iniziare con un video di Battaglia Reale, giusto? Come avevo già annunciato in live, avremmo iniziato Battaglia Reale più presto, prima della Season 10 oppure dopo. Ho deciso di iniziare con un bellissimo video dove andremo a vedere il nostro armadietto. Ovviamente ho già oscurato tutto. Sarà molto bello da vedere, cioè, anche da scoprire anche un po' tutte le cose che c'ho, ecco. Comunque, che dire? Come sempre, se volete supportarmi come creatore, puoi fare una clip a parte da mettere sempre all'inizio video. Questo qua è il mio supporto a un creatore, YouTube Righe, scritto così, basta accettare e mi supporterete per qualsiasi acquisto. Comunque, raga, questo è lo shop del 28, ragazzi. E questo qua è lo shop del 28 luglio. Come potete ben vedere, c'è ancora pesce secco, ma non con lo stile selezionabile, come potete vedere quello della World Cup, ma soltanto questi. Poi ci abbiamo Predone, Milite, Sergente, Cecchino, Logo, LT, Sostenitore, Mastino, Stendardo, Emblematico, Incrociatore, Brigandiere e vabbè, altre cose. Poi abbiamo Marshmallow come skin, vabbè, che è ritornata insieme a altre cose, come potete ben vedere anche questi qua che sono nuovi. Il piccone, quello invece normale, non c'è. Cioè, in alternativa è uscito questo qua doppio. Setti Marshmallow, ho deciso di shopparlo a tutti perché comunque è un'esclusiva di un musicista, ecco, quindi ci sta. Comunque abbiamo pure questo qua è nuovo, sempre dalla World Cup. Questo qua è ritornato Calcafiamma. E poi i livelli del pass battaglia. E niente, questi qua allo shop, ragazzi. Passiamo subito all'armadietto. Ragazzi, attenzione. Ah, giusto, sempre parlando di salva al mondo. Continuerò a portare i video, ma con minore, come si dice, uscita. Stessa cosa vale per le live, ragazzi. Le live penso che saranno proprio estinte. Non lo so, caso poi ci penso. Per ora voglio portare Battaglia Reale per anche soddisfare il pubblico. Che comunque siamo 11.000 iscritti e la maggior parte delle persone le abbiamo fatte tramite Battaglia Reale, ricordo. Quindi è giusto accontentare tutti. Ragazzi, partiamo subito dalle skin. Subitissimo. Boom! Guardate, abbiamo tante cose. Partiamo subito dalla prima. Questa è stata forse la prima che ho shoppato su questo account insieme al piccone. E dentro a questo set c'era questa skin, Devastazione. E la scia che poi andremo a vedere. Poi abbiamo, cioè io ho deciso di shoppare tutti i bundle del gioco, infatti me ne mancano per ora solo tre. Adesso andiamo a quelli che ci abbiamo, poi vi dico i tre che mi mancano. Abbiamo Eon, bellissima, sempre di Xbox, Freeze, Frostbite. Questo qua vi dico, non l'ho preso quando c'era l'evento, questo qua l'ho preso poco tempo fa con un pacchetto che ho comprato su un sito. Queste qua invece le ho comprate da dei privati. Questa qua pure esclusiva Xbox One. E niente, queste qua sono esclusive che questa l'ho pagata tipo 65 euro, questa 90. Però diciamo che dovrebbero costare come la console, cioè 300 euro di Xbox One, eccetera. Quella viola, ecco, un'esclusiva solo di quella viola. Sempre, questi qua sono tutte bundle, 1, 2, 3, 4. Questo è un altro bundle che ti dà 500 V-Buck, questo te ne dà 2000 e questo te ne dà 2000 più salva al mondo se non avevi già fatto un accesso con un bundle Xbox. A me me ne ha dati 4.000 perché avevo già salva al mondo. Poi quando ho messo questa me ne ha dati solo 2.000, non 4.000, perché comunque ce l'avevo già salva al mondo sull'account Xbox. Me l'ha messa una persona molto fidata e lo ringrazio ancora se mi sta sentendo. Poi abbiamo questo, molto carino, che ho scelto di prendere perché comunque è estiva, ci sta. Questo qui l'ho presa perché ci sta in comunella con la Neoversa che arriverà presto nel mio account, che è un'altra skin bundle di PlayStation nuova. Poi ovviamente non poteva mancare Iconic. Gli unici tre bundle che mi sono fatto inserire sono stati questo, questo e questo. Per il resto mi sono comprati tutte tramite codici che compravo, ecco. Però comunque ottimi, veramente. Grazie ancora ai sellers che me le hanno vendute, ci stanno. Questa l'ho pagata 35, ecco. Però contate che comunque viene da un telefono, viene sempre comunque da un Samsung S10. Non è che è un codice così uscito dal nulla. Poi abbiamo Asso del pack, quello da 5 euro se non sbaglio, non mi ricordo più. Questo qua ho scelto di prendere perché comunque di un evento non uscirà penso più.
Ecco, quindi è particolare. Con l'emote, quella interattiva già dentro, l'emote, quella del pugno. Poi ho questa qua ho preso, molto carina, luminosa. Mi piacciono le skin belle colorate. Poi questa qua, ovviamente, di marshmallow, reattiva quando balla. Questa qua, diciamo, comunque di questa season, ecco, della season un po', ecco, neo, nuova, tutta, come si dice, nel futuro. Poi ho deciso di prendere pure questo, ragazzi, tutto il pack quello da 20 euro con le tre skin qui, quelle nere. Che ho usato per un periodo e poi non le ho più utilizzate, però arriverà sempre il momento dove utilizzo tutto. Alla fine faccio un po' di abbinamenti e alla fine le uso tutte, ecco. Poi questa qua della Honor 10, questa molto figa, sempre da un telefono viene. Ringrazio Real perché me l'ha procurata lui, veramente un grazie enorme. Bellissima, ci sta. Questa da 5 euro, ragazzi, la Wild del pack da 5, quello del, come si dice, il pack quello principiante, ecco, che ti dà questa più 600 V-Buck e il di dietro della skin, lo zainetto Beach Bomber, sempre perché comunque una skin estiva mi piaceva. Questo del set di Strangest Things, è una esclusiva comunque. Questa qui l'ho presa insieme a questa. Prima ho preso questa mi è stata regalata da un mio ex mod, bellissima. Questa qua, esclusiva, vabbè, di un set, quello che dava 1000 V-Buck più questa skin, stupenda. Poi questa qua, ci sta, molto carina. Che in comunella con questa, a volte faccio degli abbinamenti strani. Questi qua, vedete, questi qua vengono da entrambe un pack della GeForce, che ora non è più disponibile da quello che ho capito. Ed è la scheda video, bisogna comprare per avere queste skin, queste due skin. È un pack che contiene entrambe le skin, doppio deltaplano, doppio piccone, poi andiamo a vedere tutto tranquillamente. E 2000 V-Buck, molto bella come pack. E penso che diventerà rara visto che comunque il pack non è più disponibile. Vettore, sempre una di queste skin, diciamo, della season, ecco, che fa parte della season. E ci sta. Io la season l'ho comprata 20, cioè proprio il pass l'ho comprato 20 giorni prima che finiva e ho già tutto. Ho già finito tutto quanto, pure i Fortnite, le sfide estive, tutto quanto del compleanno. Questa qua mi è stata regalata da Real, veramente grazie ancora. E altri regali, bellissima anche questa mi è stata regalata, no, questa l'ho comprata. Stupenda questa qua che mi sono comprato poco tempo fa, bianca, staffetta, verge e queste qua del pass, queste regalate dalla Epic, pass battaglia vari, questo qua gratis. Pass battaglia vari. Questo qua tutto ce l'abbiamo, l'abbiamo finito tutto con i 100 Fortbyte e niente, tutto il resto così. Non è male comunque come armadietto. Io più che altro voglio raggiungere l'obiettivo di prendere tutte queste esclusive. E me ne mancano tre: la Neuversa che arriverà a breve, che è già diciamo prenotata, la Wonder che prenderò pure quella a breve, e l'ultima, l'importante di tutte, la più importante, la Double Helix, quella della Switch. Io ho la Switch, ma sono stato un pirla e non ho preso il codice. Vabbè, il di dietro, vabbè, abbiamo già visto. Cioè, comunque tramite la skin capite che comunque hanno i loro zainetti. Ve li faccio vedere random così, belli, carini anche. Questo qua, quello da 10 euro che vi ho detto, che è diverso da quello della skin normale, vedete? Molto diverso. Della Beach Bomber, quello del pack da che non c'è più l'accesso, non è più disponibile il codice. Questo sempre è stato regalato, veramente grazie ancora. E qua abbiamo un po' di cose, delle sfide, di pack, cose gratis. Picconi. Picconi abbiamo un po' di shoppati. Andiamo su quelli shoppati non troppo. Non dobbiamo impuntarci troppo. Abbiamo questo che ho shoppato bellissimo. Questo qua del pack, sempre della Aeon, esclusiva. Questo me lo sono comprato. Idem questi. Quelli vabbè, questa esclusiva dello Deep Freeze, comprato pure qui, questo pure, questo della Dark Vertex, i due picconi che non si possono, diciamo, per ora più avere perché non è più disponibile il codice. E questo qua mi è stato regalato, questo l'ho comprato, regalato, 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 regalato. Grazie ancora a tutti, ragazzi, io non smetterò mai di ringraziarvi, veramente, grazie, veramente, raga. E ci sta. Armadietto sta prendendo forma bene. Sono partito da poco per arrivare a questo punto. È una roba assurda. Questi qua sono picconi gratis e del pass.
E non sono brutti, anche di sfide strane. Questo qui, questi qua di Salva il Mondo. Che alla fine ci ha regalato un set intero Salva il Mondo. Cioè, cosa? Epic Games ci ha regalato un set intero, sia maschio che femmina, di Salva il Mondo. Ci sta. Deltaplani, esclusiva. Eon, esclusiva Vertex Dark. Esclusiva Fulcro e l'altra rossa così, vedete? Del set della Nvidia, ci stanno. Shoppata, Ionico, set esclusiva del Deep Freeze. Comprata Glifo Oscuro, esclusiva Marshmallow. E questo mi è stato givato, bellissimo. Che cambia ovviamente, cioè gli stili. Poi ragazzi abbiamo quelle dei pass e quelle che ci regalava la Epic. Proprio il set intero alla fine ci ha dato ombrellini vari, quello di Salva il Mondo, qua un po' di cose e niente, questi qua erano gli ombrellini. Le scie, come vi ho già detto, questa è l'unica comprata che era dentro al set con la tipa corva. Il resto vabbè, tutte le scie dei pass. Questa della sfida, questo del PlayStation. Balletti ragazzi, balletti. Siamo quasi verso la fine del video ragazzi. Abbiamo un po' di balletti. Questo Dig Down del pass, questo comprato. Ovviamente Iconic. Un po' comprati, un po' sono stati anche givati ragazzi. Specialmente quelli verdi. Set Marshmallow. Sono cose carine, ecco. Mi sto appassionando veramente molto a Battaglia Reale. Questo qua dell'Avengers, sempre esclusiva. Questo altro, su questo account le cose rare sono le esclusive, quelle costose, diciamo come la Dark Vertex, la Eon, quelle cose lì strane. Balletti così io non li capisco, però vabbè. E poi qua, vabbè, tutte le cose. Ah, giusto, questo qua, la World Cup. Nuove, diciamo, sono cose nuove che mi sono state date guardando la live. Quella lì e poi quella della gem che non vedo più. Escuparite. Penso che. Ah, c'era questo. E quello rosso. Che non vedo più. Perché però le vi davano in due occasioni diverse. Questo qua. World Cup e un altro, penso, non era uno spruzzino, sì, uno spruzzino, eccolo qua, della Game Jam. Sono cose esclusive solo se guardi, se colleghi il tuo account YouTube con Battaglia, e lì con Fortnite su YouTube, ecco. Mimetiche, io raga sono appassionato delle mimetiche di quelle animate. Abbiamo questa, però voglio far vedere sull'arma. Questo qua, stupendo, dell'acqua. Questo qui, bellissimo. Questo, sempre insetti con l'elfetto quello tutto fluo. Questo qua con i fuochi di artificio è una bomba. Questo del pack da 20 euro. Questo della deriva quella estiva. Questo qui del coso dei matcha. Queste qui sono anche cose esclusive, ragazzi, ecco. Questo qua pure, esclusiva del Gorgone. Coso delle Stranger Things lì. Questa qui, bellissima. Questa dell'esclusiva della World Cup. E poi abbiamo un po' di mimetiche che mi sono anche comprato. Questa bellissima. E anche lei è movimentata, ecco, è animata. Questa qui dei soldatini. Bellissima, è stata regalata da Thomas, grazie mille, bro. E la maggior parte delle mimetiche che vedete qui sono state tutte regalate, ragazzi. Veramente un grazie enorme, ragazzi. Queste qua sono tutte le mimetiche che regala la Epic. Delle sfide varie. Del pass. Questa qua ultima cos'era? Ah, sempre del pass. Poi ragazzi, vabbè, qui stendardi che non c'entrano, musiche. Comprate, anzi, regalata mi è stata regalata questa. Il resto sono state tutte del pass. Questa qua del compleanno. E niente. Poi abbiamo qui, vabbè, le schermate di caricamento solite. Ovviamente con tutto il pass completato.
Ragazzi, che dire, questo qua è il mio livello, vedete, 100, 100, 100, qua manca 50 che devo fare due cose, anzi, devo farne una e poi si sbloccheranno le altre poi. Abbiamo fatto tutto, tranne veganza, qua due cose e singolarità, che non capisco perché c'è scritto comunque, ce l'ho già singolarità finita perché abbiamo scelto Fortbyte. E niente, quando finite i Fortbyte, come ben sapete, vi danno lo standard, cioè lo standard, come si dice? Schermata di caricamento che voglio farvi vedere per chi non l'ha ancora fatta, che è questa dove faceva vedere la predizione che lottava il mostro contro il robot. Comunque ragazzi, questa qua diciamo che era il mio armadietto. Ragazzi, ditemi se vi è piaciuto, ditemi se siete pronti ai video di battaglia reale, delle sfide. E ragazzi, vi dico già, sarà molto divertente, mi aiuterà con me Matteo Torres e faremo insieme le sfide strane tipo del pass e stelline, i Fortbyte, se riusciranno, se torneranno i Fortbyte, non si sa perché comunque era una cosa esclusiva solo ed esclusivamente penso per questa season neo, diciamo nuova, ecco, un po' del futuro, ecco, come ho già detto. Ragazzi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo che sarà comunque domani, non si sa ancora di cosa, vedremo se del nuovo shop oppure di salva al mondo. Comunque vi aggiorneremo. La live di domani sera non si sa se uscirà perché forse, non sarò, forse sarò molto occupato di sera. E niente, raga, qui da Riga è tutto. Bella, raga. Entrate nel gruppo Telegram come tutti gli altri gruppi, ragazzi. Ho anche i social in privato se dovete contattarmi. Volete comprare raggio? Scrivetemi su Telegram oppure volete comprare armi, stessa cosa. Niente, raga, grazie a tutti per la visione e bella, raga. With the bells, with the bells.